Fiamma Gialla, trentino, finalista anche agli ultimi giochi olimpici. Allora con una batteria sorpresa, è stato molto autorevole nella batteria, controllato con buona abilità e con sapienza. I due spagnoli che si postano subito al comando, il numero due spagnolo, era il numero tre perché poi uno degli spagnoli è caduto, Mullera Angel. È caduto anche pesantemente. Mugera, Martos. 1,7 i primi 400 metri, quindi non si è partiti a ritmi proibitivi e infatti subito Agdag si porta in testa per movimentare un po' il ritmo, mentre se ne sta a centro gruppo, tranquillo Mekissi. E viene su Iuri Floriani, vuole essere protagonista. Mekissi si vada fortissimo, non cede, si vada piano, una gran volata, è difficile trovare il modo di sconfiggerlo, è decisamente più forte, forse l'unico non africano che possa dire la sua. Della Serbia 60-98, poi Madara Palameika della Lettonia 60-33, Tatiana Haladovic Bielorussia 59-60. Un'azione anche concordata perché Koval subito gli si è posto nella scia Mekissi, bravo Floriani, siccome non si va forte è bene stare davanti per controllare le operazioni. Johan Koval, Francia, Tarik Akdag, Turchia, il bulgaro Zenov, Majidin Mekissi, Francia. Non vi abbiamo dato il primo chilometro, 2,58, che per atleti di questo livello è una marcia di trasferimento. Iuri Floriani, Italia, subito dietro a Mekissi. Siamo in Europa, quindi tutti appoggiano. Dietro lo marca stretto Mekissi, poi Marto sullo spagnolo. Floriani è in settima posizione, 1900 metri di gara, adesso vedremo il passaggio, ma sicuramente ha dato uno strattone importante. Mekissi lo segue così in assoluta decontrazione e poi ci sono gli altri due candidati alle medaglie. Non un bel passaggio dell'ultima barriera per Iuri Floriani, qui c'è Tarik Akdag. 5,45 al secondo chilometro dopo il 2,58, quindi andatura cresciuta notevolmente. Sotto i 2,50 il passaggio intermedio. Ecco qui Floriani dietro al russo Lukyanov. E Mekissi l'ha presa in mano la gara, poi Zalewski. Christian Zalewski. Si stanno isolando, sta andando un po' indietro Floriani, ma tiene ancora discretamente. Si stanno isolando al comando i quattro migliori, anche se Koval. Eccolo qui, è uno anche dal gran finale. Certo, se non avendo corso forti all'inizio, adesso è in grado di battersi, ma per adesso Mekissi ai 2350 metri ha preso in mano la gara. Majidin Mekissi, poi c'è Christian Zalewski. Tarik Akdag rallenta su questo ostacolo, è nono decimo Iuri Floriani, assieme a Stefan Ulicka, uno dei due tedeschi, l'altro è Grau. Facile, molto facile. Fa vedere perché quest'uomo ha corso in otto, appena sopra gli 8 minuti, però mi piace Zalewski, tiene bene. E poi c'è Akdag che viene scavalcato da Sebastian Martos. Ultimo giro, 7,24 davanti cinque atleti, favoriti Akdag e Koval. Dodicesimo Iuri Floriani, è stato scavalcato da Jukka Keskisalo. Ha vinto un titolo d'Europa. Majidin Mekissi, Christian Zalewski, Francia, Polonia, poi Sebastian Martos, poi Johan Koval, poi Tarik Akdag, Turchia. Poi Angel Mugera, Spagna, allunga proprio sulla retta opposta e prende alla grande l'ostacolo. Koval. Mekissi. Koval per fare doppietta. È andato a scavalcare Sebastian Martos, si va all'ultima riviera. Majidin Mekissi, più dietro Floriani, molto più dietro. No, si toglie la mano. No, questo è esagerato. No. Questo è esagerato, è da ammonizione. Però l'oro lo vince lui. E dietro c'è qualche fischio anche. Johan Koval per il secondo posto è France. Majidin Mekissi, Johan Koval, Christian Zalewski, poi i due spagnoli,
5, 6, 7, 8, anzi nono Akdag, decimo, undicesimo e tredicesimo o quattordicesimo. Yuri Floriani, tredicesimo. Ma Franco, ma si può fare una roba? Potrebbe rischiare. C'è materia, anche per una squalifica.